Ciao a tutti, ciao a tutte e benvenuti in un nuovo video. Tanti auguri ancora di Buon Natale, anche se insomma li abbiamo fatti nel video precedente. Con l'occasione ovviamente colgo anche per farvi tanti auguri di buon anno, perché questo video uscirà quasi sicuramente martedì e poi ci rivedremo, penso, con i video regolari da dopo la Befana. Quindi insomma cercherò di fare qualche video qua e là se ho tempo, però diciamo che questo periodo la programmazione è un pochino sfalsata. Allora, siccome ci stiamo ovviamente avvicinando dopo il 31 all'Epifania, io ho pensato di andare a fare una bella ricettina per quanto riguarda la Befana. Allora, qui vedete un po' il caos. Comunque, volevo dirvi che i dolcetti da preparare che ho pensato sono questi, ovvero le scopine per la Befana. Allora, io queste sono due prove che ho fatto poco fa e diciamo che insomma sono riusciti quasi bene. Allora, aspettate che. Ok, è inserito, sì. Allora, gli ingredienti per questi dolcetti, allora, sono un rotolo di pasta sfoglia. Come potete notare, io qui già stavo facendo delle prove, queste erano praticamente le frange, diciamo, della scopa. Quindi un rotolo rettangolare di pasta sfoglia, però se volete potete utilizzare anche quello con la pasta frolla, che è sempre, diciamo, fina così, però è proprio pasta frolla, quello che preferite, insomma. Poi vi occorrono i bastoncini Mikado, questi qua. Io utilizzerò quattro vaschettine di Nutella per ovviamente poi farcire i nostri rettangoli. E queste qui che vedete sono fatte con la marmellata, che poi sarebbero queste qui. Quindi insomma potete fare tranquillamente quello che preferite. E poi vi occorrono gli stuzzicadenti, perché ovviamente i Mikado non possono entrare dentro il forno, quindi ora vi farò vedere poi ovviamente il procedimento. Li andremo ad inserire per creare il nostro ovviamente buchino, dove poi andremo ad andare a mettere ovviamente il nostro bastoncino per insomma dare l'idea proprio della scopa. E dunque la cottura sono 180 gradi, forno statico, massimo 10 minuti, non di più, perché sennò poi vi si bruciano. E niente, ora ci vediamo con il procedimento. Vi mando un bacione a tutti quanti e tanti auguri ancora di buone feste. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Adesso li andiamo a mettere ovviamente nel nostro forno già caldo, 180 gradi, 10 minuti.